scorso i Cavalieri Ducati, tre fratelli, hanno un fratello maggiore che sviluppa le conoscenze tecnologiche fatte da un altro grande bolognese, Guglielmo Marconi. Le sviluppano sulle onde medie e ti spiegano e investono lentamente in quella che era la Ducati degli elettrodomestici. Innovazione tecnologica, investimenti in formazione dei lavoratori, trasformazione dell'impresa e arrivi alla Ducati di oggi. La Ducati di oggi prende 200 giovani senza neanche un centesimo della regione Emilia-Romagna, e questa non è una cosa bella per la regione Emilia-Romagna, e li forma, li fa diventare dai 16 ai 19 anni, nonostante non ci sia una legislazione ad hoc, come pure ci dovrebbe essere, e li inserisce per farli diventare operai specializzati. Questa regione ce la può fare. Questa regione ha una storia industriale e delle conoscenze, delle buone relazioni industriali, tali per cui, anche col tanto bistrattato articolo 18 che la Ducati si applica dove c'è una FIOM fortissima, permettono a questa regione di essere un modello che ha incrementato i turni al 100%, dato più diritti sindacali e dato formazione. Vi assicuro che non mi paga la Ducati.